mezzo a voi. È una grande emozione per me, quindi spero mi perdonerete se si giocherà brutti scherzi. Sono il capolista più giovane di queste elezioni provinciali e da un giovane ci si aspetta sempre un richiamo al rinnovamento e al futuro. Voglio però iniziare il mio intervento parlando di tradizione. Non in generale, ma di una tradizione che mi trovo con onore a rappresentare, il pensiero liberale. Esso affonda le proprie radici nella modernità e nella libertà, ma oggi più che mai si trova a fare i conti con una distorsione tutta italiana. Viene infatti frainteso con la volontà di togliere le certezze e demolire le sicurezze sociali. Il liberalismo, invece, si basa sull'opportunità di uno Stato snello, funzionale, efficiente, che non sia il freno allo sviluppo dei nostri progetti e delle nostre prospettive. Un modello basato sulla capacità di portare il proprio valore al mercato e di essere da esso giudicato. Sento dentro me l'energia di una generazione alla quale tutti prospettano un futuro all'estero, ma che ritengo necessiti invece di un terreno fertile. Un terreno che permetta di rimanere aperti verso gli stimoli che provengono dall'Europa, producendo al tempo stesso innovazione, progresso e ricchezza per il nostro territorio. Mi sono formato all'Università di Trento, ho svolto ricerca in Brasile e mi sono specializzato a Londra. Cerco di fare tesoro di una visione dinamica, con l'umiltà di prendere ispirazione dalle eccellenze internazionali, ma con l'orgoglio di impegnarmi per il futuro del Trentino. La nostra lista, il Movimento del Fare, basa il proprio impegno su tre linee guida. Una maggiore autonomia, nell'ottica di un modello basato sull'autonomia fiscale e sul recupero del ruolo regionale. Meno provincia e meno tasse, una provincia più snella che elimini un ente come le comunità di valle e favorisca l'accorpamento dei comuni. Che snellisca la burocrazia, vero freno allo sviluppo e al lavoro, nonché anomalia se confrontata con le realtà europee e internazionali. Più società civile e più lavoro. Vogliamo ispirare una mentalità in cui il lavoro in quanto impresa sia valorizzato, riconosciuto e premiato, così come le capacità, le intuizioni e la professionalità di tutti coloro che si impegnano per un obiettivo comune. In una frase, vogliamo ispirare a diventare imprenditori di noi stessi, perché ognuno di noi è speciale e deve essere libero di sviluppare le proprie attitudini, le proprie inclinazioni, come base fondamentale dell'eccellenza e del merito. La paura è una compagna di viaggio. In questi tempi difficili ce ne stiamo accorgendo. Abbiamo paura del futuro, di perdere le nostre sicurezze economiche e lavorative. Abbiamo paura per i nostri affetti, per i nostri figli così come per i nostri nonni. Abbiamo paura di non essere all'altezza delle nostre aspirazioni e delle nostre responsabilità. Eppure è proprio in questo momento che occorre coraggio. Coraggio di guardare le soluzioni e non di guardare i problemi. Di restare aperti alle sfide personali e alle sfide del mercato. Coraggio di innovare e di focalizzarsi sul fare, il valore che contraddistingue il nostro movimento, così come lo spirito della nostra coalizione. Fare Trentino, così come me del resto, non ha tanta storia politica alle spalle. È però una fucina di idee, di personalità, esperienze professionali e competenze che ispirano e si ispirano al valore del fare. Ecco perché nei primi 90 giorni della prossima legislatura ci impegneremo concretamente per razionalizzare le risorse pubbliche, tagliare gli sprechi ed evitare l'introduzione di nuove tasse come la tassa di soggiorno e la tassa di scopo, delle terre nell'ottica di rilancio del turismo che rappresenta un grande volano per l'economia trentina. Qualche giorno fa ho letto una citazione di Jim Rohn che mi ha stimolato a riflettere sulla nostra sfida. È la posizione delle vele, non la direzione del vento, che determina quale strada prenderemo. Bene, oggi vedo che le vele le abbiamo messe nella giusta posizione. È ora di far cambiare anche il vento. Grazie.